Il Chieti vince ancora l'Angelini, terzo successo interno consecutivo con Pasquale Luiso in panchina. Ad essere precisi, con i tre gol rifilati al Termoli, la striscia positiva si allunga a 5 partite. 13 i punti conquistati che consentono alla squadra di vedere più vicina la zona playoff, ora distante 2 punti. Come dire, di questo passo obiettivo possibile, anche se 3 delle 4 partite che mancano alla stagione regolare saranno da disputare in trasferta. La gara con il Termoli è stata sicuramente condizionata dalle 2 espulsioni in casa molisana, anzi 3 se si aggiunge quella del tecnico Carnevale, ma del Chieti è piaciuta la capacità di giocare semplice, senza troppi fronzoli. Tra i neroverdi rientra Caterino, ma Luiso si affida agli stessi 11 che hanno giocato e pareggiato a San Benedetto. Nel Termoli, bisognoso di punti tranquillità, c'è l'ex Vittorio Esposito che proprio in maglia neroverde visse la sua stagione più prolifica, 2014-2015, con 17 reti. Il giocatore però parte dalla panchina e poi sarà protagonista negativo del match. Poco meno di 150 tifosi molisani, rinnovato il gemellaggio, la cosa più bella vista prima, durante e dopo la gara, con uno striscione in curva Volpi a rinsaldare amicizia e rispetto. Giocatori accompagnati in campo dai ragazzi del comprensivo 3. Dirige l'incontro Matteo Laganaro di Genova. Dopo una prima fase di studio, il Chieti la sblocca con Salvatore. Molto bravo Mercuri sulla fascia sinistra ad impossessarsi della sfera e a saltare 2 avversari, traversone teso su cui si fionda Salvatore che di testa deposita in rete. 6° gol stagionale per il numero 99 neroverde, proprio sotto la curva Volpi. Il Termoli reagisce, ma solo a livello di possesso palla. Antignani è impegnato in alcune uscite in area, ma nulla più. Al 32esimo giallo pesante per il Chieti, ammonito con Son che, diffidato, salterà il derby di domenica prossima a Notaresco. 34esimo punizione per il Termoli da buona posizione, Burzio però calcia alto. Nel finale di tempo la prima espulsione molisana. Al 40esimo cartellino giallo a Uzzol per un brutto fallo su Gaillet. Il giocatore si ripete 6 minuti dopo, fermando una ripartenza neroverde. Secondo giallo e cartellino rosso. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa. Subito 3 cambi tra gli ospiti, dentro Vittorio Esposito, Gabriele e Garzia. Gli innesti danno spinta alla squadra che al 5° sfiora il pari con una staffilata del neoentrato Gabrielli. 2 minuti dopo però il tecnico ospite Carnevale si fa espellere per proteste dal direttore di gara. Il Chieti allora torna a ragionare e a spingersi in avanti e al 9° conquista un calcio di rigore. Gaillet lancia Mercuri in area, il giocatore viene stretto da Cagliazza e finisce a terra. L'arbitro, molto vicino, estrae il cartellino rosso diretto per Vittorio Esposito per proteste. Dal dischetto Fall, con un cucchiaio alla Totti, segna la sua 10ª rete stagionale. Primi cambi anche per Luiso, dentro Alessandro Gatto e Laziz per Mercuri e Vesi. Al 21esimo Chieti vicino al tris con Salvatore. Il Termoli si rivede in avanti alla mezz'ora con una punizione del subentrato Corcione, alta. I neroverdi vogliono chiuderla, 35esimo Gaillet sfiora il terzo gol. Entra anche Ardemagni per Fall che esce tra gli applausi. Al 2° minuto di recupero Alessandro Gatto, servito da Ardemagni, sigla il 3-0. Sipario e applausi per tutti. Ora testa al derby di Notaresco. Il Termoli invece proverà a rialzarsi nello scontro salvezza casalingo contro il Real Monterotondo.